Termina con un pareggio la sfida del Mariani Pavone tra Castelnuovo e Vastese. 1-1 il risultato finale. Una gara molto equilibrata sotto tanti punti di vista. Neroverdi che, dopo la vittoria contro il Pineto, vanno alla ricerca di altri punti per salire in classifica. Vastese che, dopo i due pareggi, vuole cercare la miglior posta in palio. Pronti via, e la prima occasione da gol è fornita dagli ospiti. All'11esimo Alessandro viene servito sulla sinistra, rientra verso il centro, tira a giro, ma la palla finisce sopra la traversa. 8 minuti più tardi arriva il vantaggio degli ospiti. Casimirri, in fase di impostazione, combina un pasticcio regalando un caffeggio zuccherato per Alessandro, che con uno scavetto batte Grace e la Vastese passa in vantaggio. Reagisce la formazione neroverde con timide manovre offensive che poi si tramutano nella rete del pareggio. Al 34esimo D'Egidio pennella un pallone perfetto per Ripa, il quale, dopo un rimbalzo, conclude con un sinistro di incrociare bellissimo e sigla la rete dell'1-1. Al 41esimo si fa rivedere in avanti la Vastese. Sansone scodella alla perfezione per il compagno Panaioli, ma nel momento della conclusione Cangemi toglie le castagne dal fuoco con un intervento che vale quanto un gol. Nei minuti di recupero il Castelnuovo si porta ad un soffio dal vantaggio. Marianeschi serve Emili, conclusione al volo parata alla perfezione da Di Rienzo. Sulla ribattuta ci prova Ripa, ma anche la sua conclusione viene murata. Ci riprova anche Petronelli, ma Di Rienzo è una saracinesca e con la mano impedisce al pallone di entrare in porta. Nella ripresa si gioca molto di meno, tante le interruzioni durante la seconda frazione di gara e molta intensità fisica in mezzo al campo. Il primo spunto arriva al 48esimo da parte del Castelnuovo. Sanseverino ara la fascia sinistra, cross sul secondo palo, Petronelli ci prova con una conclusione, Di Rienzo respinge, sul tapin è pronto Ripa, ma il 9 neroverde è in posizione di offside. Al 77esimo la Vastese ci prova sul calcio piazzato dei 22 metri circa. Agnello, appena entrato, si incarica della battuta, destra sul primo palo e Grace devia in corner. Ospiti che si rendono pericolosi anche all'86esimo, cross dalla destra, Di Filippo di testa corregge la traiettoria, Martinello rovescia, ma la palla supera la traversa. Non succede più nulla, Castelnuovo e Vastese pareggiano 1-1 al Mariani Pavone di Pineto. Neroverdi che potranno riscattarsi mercoledì nel recupero della seconda giornata contro il Fano, mentre il Biancorossi trova nel terzo pareggio consecutivo in 3 giornate di campionato. Nel secondo tempo ci abbiamo provato per tutta la gara, però è venuta fuori anche un po' di stanchezza. Non siamo stati magari molto lucidi, però sotto il profilo dell'impegno, del gioco non posso dire niente ai ragazzi, perché hanno voluto fare sempre la partita, hanno cercato sempre di costruire qualcosa. Si è fatto meno del primo tempo, però comunque è una squadra che è propositiva, che ha provato a vincere la partita fino alla fine. Secondo me meritavamo la vittoria, però di fronte avevamo un avversario che non ha mollato niente, ha lottato su ogni pallone e se non fai gol le partite non le vinci, quindi noi le abbiamo avute le occasioni, soprattutto, ripeto, alla fine del primo tempo non siamo riusciti a far gol e la partita è finita in parità. Oggi potevamo far molto meglio centrocampo, dove noi al primo tempo potevamo mettere in difficoltà e non lo abbiamo fatto perché stiamo aspettando anche altri giocatori che crescano, e ce li abbiamo. Alessandro ha fatto gol, un gran gol. Ne vedi pochi di questi gol in questa categoria. Intanto voglio ripartire da questa partita, nel senso che ora ripartiamo per andare a casa, per capire soprattutto gli errori che abbiamo commesso, perché abbiamo regalato degli errori alla squadra avversaria che non possiamo permetterci.